Venerdì 15 settembre, la mia prima sbarbata. Praticamente mi è già ricresciuto il pelo, come potete vedere, e da neofita della rasatura tradizionale, che è un mondo per me assolutamente nuovo sul quale mi affaccio, premetto già appunto che sono propenso a consigli da parte vostra o di altri utenti che ne sanno ovviamente più del sottoscritto. E vi farò vedere, se siete neofiti anche voi, come mi sono approcciato e affacciato a questo mondo. Sigla. Per iniziare una rasatura tradizionale, lo dice la parola stessa, bisogna seguire la tradizione. Quindi addio al caro vecchio multilama, abbandoniamolo proprio, cioè lasciamo proprio stare la questione multilama e dobbiamo pensare una cosa molto molto più ampia, ma anche di un livello molto superiore. Per fare questo mi sono munito, su consiglio di persone più esperte di me in questo settore, del rasoio di sicurezza per neofiti, diciamo così, il classico Kinsey Gillette. Come potete vedere è un rasoio di una discreta qualità, di un'ottima fattura e soprattutto viene fornito anche di lamette, quindi comprando, acquistando il rasoio si hanno anche delle lamette proprio pronte all'utilizzo. In questo caso però andrò ad utilizzare le lamette Treat Platinum, questo perché mi sono già trovato molto bene all'epoca di quando avevo la barba lunga e facevo solamente i contorni. Rasando i contorni mi sono accorto che certe tipologie di lamette per me, per la mia pelle, per la mia tipologia di barba non andavano bene, mentre altre sono più indicate. Quindi mi raccomando, la scelta della lametta è sempre una questione soggettiva. Non vi fate ingannare da chi dice questa è meglio di quella oppure quest'altra è meglio di quell'altra. Non è così. Dovete provarle, quindi prendetevi un po' di tempo, prendetevi una serie di pacchetti di lamette differenti e piano piano troverete la vostra, quella più adatta sia alla pelle, ma soprattutto alla tipologia di barba, perché c'è chi ha barba ispida, chi ha barba meno ispida, chi ha una pelle molto più delicata, tipo la mia, quindi dedita a rossori immediati, e chi invece ha una pelle molto più resistente, ognuno il suo. Un'altra cosa che ci servirà ed è necessaria sarà ovviamente il pennello da barba per prelevare il sapone dalla ciotola o dal tubetto, dipende da quale tipologia scegliamo. Ricordiamoci sempre che in caso di pennelli sintetici questi non hanno bisogno, non necessitano di alcuna attivazione, quindi sono già immediatamente pronti all'uso, basta metterli un attimo a mollo e sono pronti. Invece in caso di pennelli in setola animale, come il maiale o il tasso, ad esempio, questi ultimi devono essere assolutamente attivati, almeno necessariamente tra le 24 e le 48 ore precedenti. Come vi ho già anticipato, siccome ho la pelle molto delicata, andrò ad utilizzare un olio pre-shave, quindi un olio pre-rasatura, contenente ingredienti naturali quali il tea tree oil, che vanno appunto a lenire tantissimo la pelle. Se il re della rasatura può essere il rasoio, la tipologia di rasoio, sicuramente la regina, quello che l'accompagna, è il sapone. Quindi il sapone da barba, in questo caso andrò ad utilizzare una crema più che un sapone da barba, quindi è una crema studiata e creata appositamente per la rasatura tradizionale, ovvero il Santorini. Santorini prende il nome ovviamente da un'isola greca. E come tutte le isole del Mediterraneo sono calde, cariche di aromi e profumazioni intense, e questo sapone le racchiude un po' tutte quante all'interno di sé. Partiamo con la mia prima rasatura tradizionale. Partiamo subito con il pre-shave oil, proprio tea tree, si sente a manetta. Ne metterò un'abbondante quantità. Vedete qua, questo mi serve logicamente per ammorbidire, soprattutto grazie agli oli essenziali vado a rimuovere e a lenire
quella dermatite fastidiosissima che mi si crea soprattutto in queste zone del mento, soffro tanto e dalle basette. Poi non so voi, ognuno ha le proprie caratteristiche, se volete logicamente descrivermi qui nei commenti le vostre, affronteremo anche questo magari in un prossimo video. Dopo aver applicato il pre-shave oil vado ad applicare un panno caldo, si può applicare prima o dopo. In questo caso preferisco applicarlo dopo in modo da esaltare ed esalare anche ovviamente gli oli essenziali contenuti nell'olio. Andiamo così ad effettuare il montaggio del rasoio di sicurezza. Il manico è a vite, quindi va avvitato e svitato molto semplicemente. Dopodiché va separata la testa dalla piastra dove c'è praticamente questi denti, che sarebbero i denti del pettine. Ricordiamoci sempre di metterlo in questa posizione, perché la lametta deve rimanere schiacciata, quindi deve prendere la propria angolatura. Come ho già detto, utilizzerò le Treat Platinum, le andiamo ad aprire, vedete, è una lametta al platino, lo dice la parola stessa, eccole qui. Con questa lametta mi sono sempre trovato molto bene a radere i contorni. Adesso vedremo come si comporta su tutta la barba. Testa del rasoio, ok, la lametta si inserisce in questo modo, vedete che premendo praticamente al centro inizia a prendere la sua angolazione. Ricordiamoci sempre, denti del pettine in basso, quindi verso la lametta, così. Per riavvitare il rasoio ricordiamoci sempre un piccolo particolare che soprattutto all'inizio per noi neofiti sfugge ed è purtroppo anche normale. Cerchiamo di stare molto attenti nel prendere il rasoio quando ha la lama e di non prenderlo in questo modo ma dai laterali, proprio per evitare di tagliarsi. È facilissimo, è un errore che si fa più spesso di quanto si possa immaginare, l'ho visto fare anche a gente esperta. Si stringe ovviamente il giusto senza esagerare e voilà, il rasoio di sicurezza è pronto. Ricordo sempre che il sapone è stato precedentemente attivato, quindi nel mentre ho fatto queste operazioni avevo già versato un dito d'acqua circa nel sapone, acqua tiepida, e lo vado a scolare. Una profumazione incredibile, ha una profumazione freschissima, estiva, incredibile davvero. Fatto questo vado a prendere il pennello che avevo già precedentemente attivato, vado a prelevare, vedete, la quantità necessaria per effettuare il montaggio all'italiana, il montaggio all'italiana che si effettua appunto in viso, direttamente sul viso. Se invece avessi voluto fare il montaggio in ciotola o in sapone avrei potuto utilizzare una scatter oppure una ciotola dal fondo poroso, quindi in legno o in ceramica, oppure farlo direttamente qui dentro, ma in questo caso siccome è un sapone molto cremoso lo voglio prelevare così, in questo modo qui, e andiamo a effettuare il montaggio. Vedete già che è cambiata la densità e inizia praticamente ad essere, non dico una schiuma perché non deve essere una schiuma logicamente, però inizia a essere molto più cremoso. Vedete già come inizia a montare il sapone, quindi iniziamo ad avere già un'idea differente da ciò che è una schiuma da barba, quelle da supermercato, e un sapone da montare. Sono due cose completamente differenti.
montaggio del sapone all'italiana terminato. Adesso procediamo con la rasatura. Mi raccomando, cerchiamo sempre di tenere la pelle un pochettino tirata per evitare guai o tagli. Partiamo. Devo dire che non sto sentendo nessuno strappo, né proprio niente di niente, come se non stessi passando praticamente nulla sul volto, una cosa incredibile, un comfort davvero eccezionale. Ecco, vedete qui? C'è un puntino e purtroppo è un derivato dalla mia prima rasatura che ho fatto domenica, perché avevo la barba lunga di 2 anni circa. È inevitabile, la pelle si deve ancora completamente guarire, rigenerare. In casi come questo, per noi neofiti, è assolutamente indispensabile avere in casa questo, cioè l'allume di rocca. Basta semplicemente applicarlo sulla zona ferita, tra virgolette, quindi dove esce il sangue, ed essendo un astringente, va a restringere i pori della pelle chiudendo il taglietto. Ecco, vedete, questo non è un taglio da rasatura, questo è un piccolo poro che ho sempre avuto, come questo qui tra l'altro, e basta davvero toccarlo che purtroppo sanguina, quindi ho sempre avuto problemi con la rasatura anche per questi motivi e devo essere sincero, non mi sono mai appassionato di rasatura proprio perché ogni volta era un disastro. Adesso comunque devo essere sincero, con questa rasatura tradizionale è tutto un altro mondo, il multilama tende a strappare di più. Thank you.
data la mia problematica di questo poro e anche quest'altro qui che evidentemente era cresciuto durante la crescita della barba e non me ne sono reso conto perché rimaneva sotto, al momento evito il contropelo, quindi vado solamente in giù in direzione di crescita del pelo e lasciando il contropelo. Questo per evitare ulteriori stress alla pelle che già è stata stressata abbastanza in questa settimana. Quindi nel mio caso appunto evito. Se invece avete una pelle già bella pronta, preparata, già adatta alla rasatura, potete tranquillamente andare giù e affondare tra virgolette il colpo anche di contropelo. Prendo un panno tiepido, non troppo caldo, e risciacquo tutto il sapone che si è logicamente depositato sul viso in questo modo qui, senza tirare troppo la pelle né stressarla. Quindi cerco sempre, scusatemi se sottolineo questa cosa, ma cerco sempre di non stressare troppo la pelle, perché davvero chi ha difficoltà di pelle come me può capire cosa significa creare uno stress, creare un trauma. Sciacquate il volto con acqua fredda proprio per cercare di chiudere i pori. Vado a dare un'ulteriore passata di alume di rocca. Brucia un pochettino, però davvero ragazzi, per me è indispensabile, avendo queste escrescenze, davvero non ci posso fare nulla. Me le dovrei tagliare, dovrei andare dal dermatologo, ma sinceramente anche no. Quindi adesso alume di rocca. Vedete come una volta applicato l'alume di rocca, nei taglietti dovuti, vedete questo poro, questo e questo. Quindi chi ha questa problematica come me, non c'è red point che tenga, cioè non è una questione di red point, qui è proprio una questione di epidermide, di pelle. Proprio per questo bisogna andare più delicati possibili, trovare la lametta giusta è fondamentale, soprattutto saponi di qualità, quindi prodotti di qualità. Dobbiamo avere una cernita, quindi una possibilità di scelta di saponi di qualità. Non andiamo in, diciamo, marchi semi sconosciuti per risparmiare, oppure fiondarci sul prezzo più basso al supermercato, quindi su una schiuma, queste cose qui. Se abbiamo una pelle delicata dobbiamo imparare a trattarla bene. Proprio per la mia problematica non andrò ad applicare il classico aftershave, quindi assolutamente gli aftershave alcolici lasciamoli perdere. Andiamo, anzi vado in questo caso, ad utilizzare questo skin repair, cioè un riparatore di pelle con vitamina E e burro di karité. Questi prodotti sono davvero eccezionali, un toccasana per chi ha, come me, problemi purtroppo di pelle molto molto facilmente irritabile e anche di qualche piccolo poro che non ne vuol sapere di smettere di sanguinare. Andiamo a applicare una giusta quantità di questa crema, vedete? Questa è una crema idratante ultra sensitive, ma lo è davvero perché ho avuto modo di testarla ed è davvero miracolosa. Oh, che freschezza, non più che freschezza, proprio, cioè si sente subito che va a lenire, è lenitiva, è tantissimo lenitiva, cioè è una cosa incredibile. Avete presente quando, non so, vi brucia qualcosa, non diciamo cosa, ecco, voi gli mettete la pasta fissa, ecco, oh, vi sentite in paradiso? Questa è la stessa cosa per me in questo momento, il che non vuol dire che ho una faccia da, però insomma dai, ci siamo capiti. Vedete che il contropelo si sente, ma lo lasciamo, come vi ho detto, e lo andrò a togliere più avanti nelle prossime settimane, pelle permettendo. Diamo un po' di crema idratante anche al balcone, che male non gli fa, tanto è una crema, non... anzi,
anzi idrata anche la pelle sotto al baffo. Cioè, non dimentichiamoci che chi porta i baffi come me, anche più corti, soprattutto chi soffre di dermatite e crosticine come purtroppo avete capito il sottoscritto, idratare bene il baffone, cioè quindi la pelle sotto la barba o sotto i baffi, in questo caso è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Questa è stata la mia prima rasatura tradizionale, quindi il mio primo video di rasatura tradizionale da neofita, lo ricordo sempre. Quindi se avete consigli, voi che siete più esperti, li accetto molto volentieri di cuore, cioè io mi metto proprio a disposizione a 360 gradi, mi piace ascoltare chi ha più esperienza di me, e scrivetemeli qui nei commenti. Un baffo abbraccio. Una volta dicevo un barba abbraccio, adesso no, un baffo abbraccio. Alla prossima.